Viale Preno, destinazione il Monte Gioco. Giriamo a sinistra. Si prosegue per Tornantini. A gennaio in maniche corte. È che anche se gennaio non è proprio una temperatura da gennaio, cioè voi dovete capire che caldo che fa oggi, veramente non va bene. Vedete? Un nido di processionaria, questa è una zona dove ne aveva visti diversi, anche d'inverno. Quindi se venite con il vostro cane al cane a fare delle escursioni, io consiglio sempre di tenerlo lontano, primo perché potrebbe scapparvi inseguendo qualche insetto o qualche animaletto, quindi lo perdereste, poverino. Secondo, appunto, perché ci sono i nidi di processionaria e per i cani sono molto pericolosi. Una lunga serie di tornanti. A questo bivio teniamo la sinistra. A questo bivio giriamo a sinistra. Ultimo tratto. Ed ecco la Croce. Ed eccoci arrivati dopo un'ora e 35 minuti circa al Crocevetto del Monte Gioco. Goodbye. Esulta qua d'obbligo. E vai. Brava, brava. Bello. Rientriamo dallo stesso percorso d'andata. Seguite sempre la traccia. Attenzione alla ripida discesa. Tratto di discesa ripido quasi terminato. Attenzione alle poche indicazioni nel bosco. E allora, signorina Babi, cosa ne pensi di questa escursione al Monte Gioco? Beh, un'escursione da un'ora e mezza, un'ora e 35. La prima ora diciamo che non è difficile perché sì, è in salita, ma è una salita dolce e sempre costante. L'ultima mezz'ora diventa un po' più impegnativa
perché la salita inizia veramente a essere ripida e bisogna stare molto attenti, specialmente dopo quando si scende, quindi se volete un appoggio in più per l'equilibrio, io consiglio i bastoncini da montagna. Faticoso, ma quando si arriva su si ha tutte le montagne, una bellissima vista, specialmente con questa giornata di sole che naturalmente ripaga tutto. Un bello spiazzo sulla della Croce per poter fare il vostro braccio a sacco e poi ridiscendere in maniera molto piacevole. Quindi io la consiglio, non la consiglio ai bambini perché l'ultimo pezzo è un po' difficoltoso e potrebbe essere anche pericoloso perché dall'altra parte insomma è un sentiero stretto, bisogna stare a prestare molta attenzione. Quindi ve lo consiglio, l'ho già ripetuto, sì va bene, non importa, avanti! Croce di sentieri, adesso giriamo a destra. Da qui si prosegue senza difficoltà fino alle Premo. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai!